Buon pomeriggio dal Palameucci di Aprilia, da Iuri Bagoli ed Emanuele Barsi. Si affrontano per quest'ultima giornata di campionato del Serie C2, girone A, il Buenaonda ed il Blue Green. Si attende solo il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento e dà il via alla partita. Riparte il Blue Green con Fioravanti, pallone per Evangelista, sale in pressione il Buenaonda. Attenzione, Biciucchi, bellissima sponda per Evangelista e c'è il vantaggio del Blue Green con Evangelista. Ottima la sponda di Biciucchi di testa. Attenzione, pallone perso e riparte Vassalluzzo, palla per Biciucchi, ottimo intervento di Pagioni. Parte il tiro di Sini Scalchi, invece no, è un passaggio per Infanti. È lungo sul secondo palo, appostato. Ottima chiusura del bomber del Buenaonda che riporta il risultato in parità. Buona finitura la direzione di gara e attenzione su un fallo laterale. Dopo neanche un minuto torna in vantaggio il Blue Green con Piciucchi. Con pazienza adesso il Buenaonda con Lorello, conteggiato da Piciucchi. Attenzione, l'imbucata e arriva al pareggio di Sini Scalchi, abile a toccare una buona imbucata di Lorello e fa 2-2. Padroni di casa in possesso adesso con Crepaldi da ultimo, scarica per Lorello, imbucata per Longo, ottimamente si chiude l'1-2 e c'è l'ottimo intervento di Menei a chiudere tutto. Bellissimo lo scambio tra Lorello, attenzione Biciucchi, bellissima palla per Lotrionte, intercettato molto bene da Vassallo e riparte Sini Scalchi, pallone per Crepaldi che colpisce il palo e poi Biciucchi sulla linea, doppio salvataggio. Solamente due cambi effettuati dal Buenaonda nei due quartetti iniziali. Attenzione, perde palla Crepaldi, lo regala a Piciucchi che sbaglia da ottima posizione. Si perde qualche secondo, ma poi arriva il fischio. Parte Fioravanti di piatto e fortunato in questo caso Edoardo Pagioni, un po' impreciso, salvato dal palo sul calcio di Fioravanti. Fioravanti chiude tutto molto bene adesso. Infanti scarica per Longo. Dialogano i due, attenzione, bellissimo il gol di Infanti dopo uno scambio con Longo e c'è il 3-2 del Buenaonda quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Riparte subito Vassalluzzo, 3 contro 2. Chiude tutto Crepaldi, pallone corto per Crepaldi, scambiano i due. Pallone dentro per Infanti, spalla alla porta, si gira molto bene. Bellissimo movimento da pivot di Infanti che riporta in vantaggio il Buenaonda. Bellissimo il gol del numero 11. Andiamo Vassalluzzo che si libera molto bene di Crepaldi, Piciucchi e c'è l'ottima risposta di Pagioni, recupera il pallone Infanti. Vediamo che sfida Vassalluzzo, lo salta. Vediamo Infanti, arriva sul fondo, calcia sul secondo palo dove non trova la chiusura. Adesso un po' impreciso, adesso Fioravanti. Lorello, buonissima azione offensiva di Lorello che si libera di due uomini e trafigge Menei e porta i suoi sul doppio vantaggio. Bellissimo il gol di Lorello. Pallone lungo per Menei che lo mette dentro per Crepaldi. Crepaldi dalla sua porta colpisce il palo e non chiude ancora, c'è ancora da soffrire. Vediamo Menei in angolo, messo giù forse da Crepaldi e arriva il gol di Lotrionte quando manca 1 minuto e mezzo alla fine. Accorcia le distanze il numero 2 Lotrionte, murato da Piciucchi. Arriva la vittoria per 5 reti a 4 del Buenaonda contro un ottimo Blue Green. Importantissima vittoria per gli uomini di Marcelletti. E dal Palameucci di Aprilia è tutto. Un saluto da Iuri Bagoli ed Emanuele Barzi.